Bentornati nella mia pagina YouTube. Parliamo oggi di un'alternativa ai bond any che comunque stavo andando a vedere anch'io nel book ordini, praticamente vuoto. C'è stata troppa domanda rispetto all'offerta, gli è stata fatta pubblicità, giustamente è un colosso, è una multinazionale e molto difficilmente andrà fallita prima del 2029, scadenza del bond, e pagherà questo benedetto 4,3% annuo. Che comunque non rimanete su questa pagina, che oltre a quelli che già vi ho dato, che tra l'altro il penultimo, il terzultimo video, il decennale greco che scade poco dopo, sta scendendo sotto la pari, questi giorni è l'unico, diciamo, di cedola sopra 4% debole. Vi ricordo, ragazzi, che la scadenza è molto importante nelle obbligazioni, perché se la tartaruga si ribalta poi ci vuole molto tempo a rimetterla dritta, no? Quindi cercate di preferire cedole abbastanza alte, intorno al 4%, perché poi sono quelle che, lo so bene anch'io, durante l'ultimo calo volevo prendere alte cedole sotto la 100, quasi nessuna ci è andata, sono dovuto andare in dollari, paesi emergenti, Turchia, Brasile, e abbiamo per fortuna avuto la Romania che ha emesso dei nuovi bond, e anche quelli poco dopo sono andati sotto i 100, ma poi per tornarci subito sopra, no? 5 e 6, me ne ho parlato. E andiamo avanti, ve le presento. Cominciamo dalla 4,625, una RCI Bank, non è altro che i finanziamenti e leasing della Renault. Praticamente è un'azienda satellite della Renault, ragazzi, quindi un tripla B. Taglio 1000, ovviamente, quelle che vi presento oggi sono tutte 1000, sta in tutto il mondo, sono andato a vedere, io lo conoscevo questo bond, me ne ero dimenticato, purtroppo sta sui 100, quindi bene o male il rendimento sarà sempre quello del bond any o leggermente superiore. Però che c'ha di meglio questo del bond any? Che scade nel 2026, quindi se avete, li riprenderete i vostri soldi ancora prima, a meno che poi non vi sale di valore, i mercati crollano, i bond tengono, potete addirittura venderlo magari in piccolo profitto dopo che avete incassato una cedola e comprarvi magari l'azionario che con lungo cresce a sconto. No, vabbè, cedola ogni anno a luglio, è annuale, in euro, ragazzi, non sono come non sono frequenti come con i dollari le cedole semestrali o addirittura qualche volta trimestrale. Andiamo a una seconda abbastanza piccante, voglio partire subito forte, che vi voglio fare un ragionamento che io non ho mai comprato sotto la 100, però la Telecom l'avevo nel mirino, la 7,75 che scade praticamente al 2032, perché scade a gennaio 33, e quindi è praticamente un decennale, 3 anni dopo Eni, ragazzi, non chissà quando, però paga di più di cedole, è parecchio di più. Vi voglio far presente che oggi purtroppo sta a 105, però quest'anno ha toccato anche 102, ma un 2% in meno o un 5% a rimborso in un anno è un po' come state pagando se ci mettete 10.350 euro, ne avrete 10.000, però insomma prendete un 700 euro quasi netti puliti all'anno, e comunque è poca roba in 9 anni ricevere queste, è un bel rendere secondo me. Comunque non ce l'ho, ragazzi, comunque ognuno faccia i conti per se stesso. Speriamo, ecco, che magari la Lagarde dica qualcosa che la faccia scendere un po', ed è interessante, no? Teniamola d'occhio, anche perché poi la cedola è tra un anno, quindi è a febbraio e ogni anno sgancia a gennaio questa, quindi ci abbiamo un anno ancora per iniziare a guadagnare qualcosina, magari scende bene prima. E allora passiamo alle Mediobanca, rimaniamo torniamo in Italia, taglio 1000. Purtroppo sta sui 100,00, è un tripla B, la Mediobanca, è una banca che poi tra l'altro quest'anno il titolo azionario è tra i top 3-4 dei dividendi delle grandi capitalizzazioni di borsa italiana, scade a giugno del 2026, e anche questa scade prima del bond any, rende leggermente meno per ora, vediamo, tenetelo d'occhio lì se ne lo vedete scorrere. Infine una Goldman Sachs che paga il 4% come il bond any, sempre annuale, non sono riuscito a trovarla perché questa Furbeco non l'aveva, l'ho cercata su C-Bonds e su Teleborsa, credo che comunque la cedola è sempre annuale a settembre, comunque più avanti magari ve lo metto su Facebook, sulla pagina Facebook in rete dividendi, scade a settembre 29,
29, un taglio 1000 ovviamente. Poi ricordatevi che Goldman Sachs ha un rating, vabbè, che lì se li dà da solo praticamente, è una banca d'affari, ha un A2, un doppia A comunque. E comunque, per consolarvi, vi ho messo un po' di questi bond. Vi ricordo che il decennale greco, non so se ve l'ho detto all'inizio del video, è quello un po' più debole di 2-3 video fa. E se vi piacciono questi video, mettetemi un like, fatemi domande magari sotto il video YouTube, così mi aiutate a farmi conoscere. Non vi metto nessun link, referral, non ho niente da vendervi. Punto soltanto sulla mia simpatia e la mia passione. Alla prossima, ragazzi.